Tornando ai fisici prima di Einstein, loro erano convinti che le giuste trasformazioni fossero quelle di Galileo e che andasse abbandonato il principio di relatività. Infatti, tornando all'esempio di prima, il loro punto di vista era questo, che la forza magnetica non può avere questa espressione anche nel sistema di riferimento K' in moto, altrimenti questo elettrone in moto non la sentirebbe. Evidentemente la forza magnetica nel sistema K' deve avere un'altra espressione diversa da questa, in modo che l'elettrone la senta, la forza magnetica. Quindi la forza magnetica e più in generale le leggi di Maxwell e le leggi dell'elettromagnetismo valevano soltanto nel sistema di riferimento del laboratorio K, ma non valevano in un altro sistema di riferimento in moto, come per esempio questo K'. Questa è l'esatta negazione del principio di relatività di Galileo. La fisica in questo sistema di riferimento in moto è diversa, l'elettromagnetismo in particolare, ha leggi diverse rispetto alle leggi che conosciamo e che ha nel sistema di riferimento del laboratorio. Quindi l'elettromagnetismo non rispetta il principio di relatività di Galileo. Questa era la convinzione dei fisici di fine 800.